me fare il PCTO? Frequento il terzo anno del liceo classico. Bene, allora sarete nostri. In che senso dei vostri? Beh, è semplice. Il PCTO del liceo classico si basa su un unico progetto denominato Teatriamo. Mi potreste spiegare meglio? Non mi è molto chiaro. Ma sai almeno cosa significa il termine PCTO? Ne ho sentito parlare, ma non so bene di cosa si tratti. Va bene, te lo spiego io. Il PCTO è un percorso per le competenze trasversali per l'orientamento, che permette di sviluppare le soft skills e di avere contatti con le risorse del territorio e con l'università, per orientarci nel mondo del lavoro o nei percorsi di studio, una volta ovviamente conseguito il diploma di scuola superiore, sempre se... E secondo voi funziona? Beh, secondo me sì, io penso che sia una buona opportunità per noi. Non solo impariamo a fare teatro, ma acquisiamo altre competenze. La scrittura, l'analisi e l'interpretazione dei testi, senza considerare che nella costruzione di una scenografia ci siano altri saperi, matematici, tecnologici e artistici. Tutto deve essere calcolato in rapporto agli spazi e ai cosiddetti canoni estetici. E dai, Riccardo! Fare il filosofo, anzi Claudio, vuoi dare un'occhiata al quadro delle attività? Si spazia dalla scrittura di sceneggiature alla scenografia e alla promozione dello spettacolo, insomma una vera e propria azienda simulata. E ci vuole anche un bel po' di tempo per realizzare questo progetto. Abbiamo 24 ore di attività teoriche e 40 ore di laboratorio all'anno. E forse anche di più. E certo che ne sono di più. Pensa che in prossimità della notte nazionale del liceo classico noi alunni rimaniamo a scuola tutti i pomeriggi. È un brulicare di attività, ma è bellissimo perché unisce tutti gli indirizzi per un unico obiettivo: la notte nazionale. Scusatemi, ma il progetto non si chiama Teatriamo? Che c'entra la notte nazionale? Sì, sì, il progetto Teatriamo serve per preparare le attività all'evento notte nazionale. La nostra scuola partecipa da anni a questa iniziativa e ha un format ben preciso. Un tema portante con due rappresentazioni teatrali e una conferenza, generalmente tenuta da docenti universitari. Se non ricordo male, un anno fa il tema principale è stato il sogno, due anni fa il locus amenus e tre anni fa il viaggio. E Rossettana, dottor. Il mille scloriosus. Ma cosa dici, Francesca? Quello è il titolo della rappresentazione. Claudio, guarda qui il fumatia Pascallo. Ma senta, senta un attimo che cosa mi viene in mente? Devo ammettere che il progetto Teatriamo è veramente interessante. Vedrai, saranno interessanti i corsi di dizione, di articolazione delle parole, di controllo della gestualità. Non meno interessante è quello della scrittura, sarà che a me piace scrivere. Invece a me sono piaciuti i corsi dedicati alla costruzione della scenografia e della comunicazione. Trovarmi tra scenografi, registi, attori, mi ha accasato tantissimo. E dopo aver frequentato i corsi, che si fa? Si passa alla pratica, ognuno ha il suo compito a seconda delle proprie inclinazioni. Io, ad esempio, amo recitare e per questo sarò la prima donna della piccola compagnia teatrale dei Carbonizzati. Sì, prima donna! Perché? Chi la dire? Ok, ragazzi, è tutto chiaro. E sono sempre più convinto che il palcoscenico sarà il luogo dove maggiormente potrò esprimere me stesso. Va bene, Claudio, allora ti aspettiamo. E mi raccomando, ricorda sempre che...